Bentrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro giornale che apriamo con la cronaca nera. A Taranto è stato scoperto un centro di lavorazione di prodotti ittici illegale, sequestrate 2 tonnellate di cozze ed una di oloturie, denunciate la titolare della ditta. Le fiamme gialle della sezione operativa navale hanno scoperto un vero e proprio stabilimento per la lavorazione di prodotti ittici a cielo aperto, gestito all'interno di un'area di proprietà del centro ittico tarantino, società partecipata del comune di Taranto, occupata abusivamente e carente dei più basilari requisiti igienico-sanitari. I finanzieri, nel corso di servizi predisposti in ambito regionale dal reparto operativo navale di Bari, hanno denunciato a piede libero la legale rappresentante di un centro di spedizione di molluschi del capoluogo ionico che aveva illegalmente impiantato anche un laboratorio per la trasformazione dei prodotti stessi in violazione delle normative igienico-sanitarie. I militari hanno fatto accesso nella sede legale della società e contestualmente in un'area abusivamente occupata, sito all'interno della banchina di proprietà del centro ittico tarantino in via delle Fornaci, dove hanno identificato alcune decine di soggetti impegnati nell'etichettatura ed insaccamento delle cozze di incerta provenienza, nonché nell'eviscerazione di un ingente quantitativo di oloturie. Il tutto in un contesto assolutamente carente sotto il profilo igienico-sanitario e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La politica, la giunta regionale al lavoro per elaborare il programma di interventi per Taranto che viene fuori dall'esperienza di ieri a Taranto, dove si è tenuta la prima riunione della giunta regionale dell'era Emiliano. Sentite. 38 le delegazioni che a Taranto hanno incontrato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e gli assessori nel giorno dell'insediamento della giunta. Siamo qui per lavorare, ha detto a Emiliano al termine dell'audizione dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle parti economiche e sociali della città. Ciascuno deve utilizzare il ruolo che riveste per svolgere al meglio la sua funzione e dimostrare così quello che vale. Agli assessori, con questa giornata vorrei trasmettere un metodo di lavoro che si fonda in primo luogo sull'essere vicini ai sindaci, ai cittadini, ai territori. Bisogna essere concentrati sulle tante questioni da affrontare e non sottrarre tempo alla risoluzione dei problemi. I ruoli sono importanti nella misura in cui organizzano il lavoro e non tutelano le prerogative personali. Il modello al quale ci ispiriamo, ha detto il presidente della Regione Puglia, è quel meridionalismo pragmatico che richiama l'idea nazionale di Sturzo. Pensiamo che il Sud non abbia tutte le colpe, nemmeno che abbia subito solo ingiustizie. Vogliamo partecipare alla soluzione dei nostri problemi. Come sempre ripeto, quando vengo qui a Taranto, la comunità nel suo complesso deve riprendere in mano il proprio destino e realizzare i sogni e le strategie cui aspira. La giunta regionale intende applicare con grande umiltà e rigore il programma di governo, un programma fortemente legittimato perché viene dal basso, da un lungo processo partecipativo riconosciuto e approvato da tutti i partiti della maggioranza. Il presidente della regione, una volta eletto, rappresenta tutta la regione, non solo una parte, è un ruolo che, come prevede l'articolo 97 della Costituzione, intendo svolgere con imparzialità. Questo esecutivo da oggi dovrà lavorare senza sosta. Fondamentale sarà il ruolo dei consiglieri regionali, senza i quali sarà impossibile attuare la risoluzione prevista nel nostro programma, a cominciare dal cambio dello statuto per quanto attiene la parità di genere, che attualmente non è garantita. Sulla base di tutto quanto è stato registrato nella seduta odierna, ha concluso il presidente della regione Michele Emiliano, la giunta elaborerà un documento di indirizzo sulla provincia di Taranto e il relativo cronoprogramma che dia una risposta a tutti gli input ricevuti. L'assemblea odierna rappresenta solo l'inizio di un dialogo che proseguirà per tutto il corso della legislatura. La giornata è stata seguita in diretta streaming da circa 3.000 persone. Ora il patto per Taranto attende la prova dei fatti, così il consigliere regionale PD Michele Mazzarano, che dice ieri la comunità regionale politica si è ritrovata a Taranto. Tale evento non è accaduto in un clima di proteste e violenze come si è voluto far intendere in riferimento al presunto calcio subito dal presidente Emiliano. Taranto è una città esasperata e dilaniata, ma non è una città violenta, dice Mazzarano, ma soprattutto è una città capace di cogliere i gesti di attenzione verso le sue sofferenze. A questo che ora devono lavorare il presidente, gli assessori e i consiglieri regionali, un dovere al quale nessuno di loro potrà sottrarsi, dice Mazzarano. I consiglieri regionali di Oltreconfitto, Zullo, Congedo, Ventola e il tarantino Perrini dicono l'idea di tenere la prima riunione di giunta a Taranto lanciata da Perrini e prontamente accolta da Emiliano come segno di attenzione nei confronti di una città fortemente combattuta tra esigenze di lavoro e occupazione da una parte ed esigenze di salubrità ambientale e di tutela della salute dall'altra, non resti un gesto simbolico, dicono, seppur lodevole, ma sia seguita ad atti concreti capaci di una prospettiva di felicità collettiva. Andiamo avanti con le vertenze del mondo del lavoro. Nulla di fatto a Roma nella notte per la trattativa che vede contrapposti Teleperformance, l'azienda dei call center a Taranto, e i sindacati, nonostante la mediazione del governo. Sentite.
Serrate trattative a Roma per la vertenza Teleperformance, trattative che si sono protratte sino all'alba di oggi, lumino di rientro da Roma, trattative però che sinora non hanno portato agli esiti sperati, si è conclusa con un nulla di fatto. Sì, registriamo sicuramente il fatto che l'azienda ha l'assoluta responsabilità di non aver voluto trovare una mediazione, perché noi abbiamo mantenuto una posizione che è coerente con quello che abbiamo ricevuto come mandato dei lavoratori, cioè all'interno del contratto siamo disponibili a trattare. L'azienda non pone queste condizioni, l'azienda chiede questioni che vanno fuori dal contratto della legge. Noi siamo di quelli che diciamo che bisogna lavorare per vivere, non il contrario. Dopodiché ci chiediamo anche cosa vuole fare davvero l'azienda, perché registriamo una presa di posizione importante al governo che dice di voler prendere in esame il settore e da subito partire una serie di interventi che possono provare a mettere regole, che è quello che noi vogliamo. Di fronte a questo, alla disponibilità nostra a trattare di flessibilità nel contratto, invece registriamo che l'azienda non sa cosa vuole, perché il problema è questo. Ecco, allo stato dell'arte l'accordo è scaduto. Adesso qual è la situazione relativamente al personale di Teleperformance? Da oggi scade appunto quell'accordo e i lavoratori rientrano nelle condizioni contrattuali precedenti alla partenza dell'accordo del 2013, quindi recuperano TFR, tredicesima, livello, scatti, organizzazione del lavoro con le vecchie regole. È chiaro che noi ancora oggi però diciamo che la vertenza non è finita, questo dobbiamo sapere, si dice estate calda, probabilmente per noi sarà un'estate torrida. Dopodiché però vogliamo portare avanti la vertenza, perché nessuno di noi credo si possa assumere la responsabilità, e ieri il sottosegretario al lavoro Bellanova è stato chiaro su questo, Taranto non può permettersi la chiusura di questa azienda. Quali saranno i prossimi passaggi? Ma certamente noi adesso continueremo a spingere a livello istituzionale perché si possa intervenire quanto prima. È necessario coinvolgere la Regione Puglia che si è insediata ora, è necessario spingere, sappiamo che il prefetto è stato allertato perché ci sono problemi, potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. Noi stiamo in piedi, nel senso che noi a tutti continueremo a portare la nostra posizione di voler trattare, di voler tenere in piedi questa azienda. Io faccio la domanda al contrario, mi chiedo se è l'azienda che voglia rimanere qui a questo punto. E sulla vicenda l'intervento della segreteria nazionale dell'UGL che scrive quello che chiede il management travalica la normazione prevista dal contratto delle telecomunicazioni e non possiamo concederla, siamo disposti a verificare l'utilità di flessibilità da discutere successivamente qualche mese prima della scadenza dei contratti di solidarietà con uno scenario più chiaro e più nitido, dice Marcello Fazio della segreteria nazionale UGL, saremo pronti a lavorare con attenzione sull'introduzione di elementi di flessibilità compatibili con il contratto nazionale di lavoro è già presente in altri accordi sottoscritti con i competitor di Teleperformance a seguito di specifiche crisi aziendali. Voltiamo pagina, il sindaco di Taranto Ezio Stefano, come ha annunciato, ha proclamato per lunedì prossimo la giornata di lutto cittadino in occasione dei funerali della 59enne cingalese morto a seguito dell'esplosione di una bombola di gas nell'abitazione al primo piano di via Pupino 84. In tutte le sedi dell'ente saranno esposte le bandiere a mezz'asta. Il cingalese è morto per un trauma cranico, questo l'esito dell'esame autoptico eseguito ieri dal medico legale Marcello Chironi e disposto dalla Procura di Taranto che coordina le indagini della squadra mobile finalizzate a far luce sulle cause del drammatico incidente che è costato la vita ad un uomo e ha prodotto 6 feriti, di cui uno ancora grave, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Perino di Brindisi con ustioni sul 95% del corpo. Si grida al miracolo a Taranto ed oggi si è concluso il processo diocesano per la prevista e possibile canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio. Sentite. Il 19 giugno scorso è stato istruito in diocesi un processo canonico su un presunto episodio miracoloso attribuito al Beato Nunzio, la cui canonizzazione è attesa da migliaia di devoti sparsi in Italia e nel mondo, come risulta dalle tante richieste di preghiere e reliquie. Il caso è all'esame del Tribunale diocesano, composto dall'Arcivescovo, in cui giudice delegato è Don Filippo Urso, e così composto. Promotore di giustizia, Monsignor Giuseppe Ancora, notaio, dottoressa Rosanna Maggio, perito medico, il dottor Marcello Sciaraffia. Il processo si è concluso oggi e gli atti, sigillati solennemente, inviati alla Congregazione dei Santi per essere studiati dai 2 periti medici indicati dal Dicastero.
Un giovane di Taranto, mentre guidava la sua moto a velocità non moderata, ebbe un incidente gravissimo, riportando un grave trauma cranico e stato di coma, secondo la diagnosi dei sanitari dell'ospedale Santissima Annunziata. In breve, il quadro neurologico registrò il passaggio da uno stato di coma profondo ad uno vegetativo post-traumatico. Informati dell'accaduto, i familiari disperati accorsero in ospedale con la consapevolezza della gravità della situazione e invocarono l'intercessione del beato Nunzio Sulprizio, la cui immagine era nel portafoglio del giovane. La mamma contattò allora la parrocchia di San Domenico Soriano a Napoli, dove sono custoditi i resti mortali del beato, e il parroco Monsignor Luigi De Malo assicurò che la comunità ne avrebbe chiesto l'intercessione, essendo quel giorno dedicato proprio al Nunzio Sulprizio, e avrebbe inviato una reliquia. Quest'ultima fu posta dalla madre in sala di rianimazione per chiedere la grazia della guarigione. Il papà bagnò la fronte del ragazzo con l'acqua del beato. Nei giorni successivi i genitori furono chiamati d'urgenza dai sanitari ed avvertite che il ragazzo non aveva più bisogno della rianimazione e che bisognava firmare i moduli per liberarlo da tutte le apparecchiature che fino ad allora lo avevano tenuto in vita. Inviato per le successive cure al centro risveglio Sant'Anna di Crotone, nel giro di 4 mesi il ragazzo uscì dallo stato vegetativo con un recupero rapido e stabile nel tempo delle funzioni neurologiche e mentali, senza riportare esiti invalidanti, come anche risulta dalla documentazione clinica. Questa mattina, presso la parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, la solenne celebrazione di chiusura del processo canonico, officiata dall'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro. Questa celebrazione in cui si conclude la parte diocesana del cammino che porta il Beato Nunzio Sulprizio agli onori degli altari. Il Beato Nunzio aveva tutto per essere arrabbiato con la vita, per essere senza speranza, un abbattuto, un depresso, la malattia, lo zio fabbro presso il quale lavorava, che lo trattava malissimo, bestemmiando, aveva tutto per dire: ma che vita è questa? E invece sin da piccolo ha scoperto che c'è qualcosa anche nella sofferenza, anche nel dolore, che può essere non oggetto di rivolta e di ribellione, ma oggetto, possibilità di avvicinarsi alla vita, di avvicinarsi a Dio. La vicenda dei 2 fucilieri di marina italiani bloccati in India sembrerebbe andare verso la celebrazione di un arbitrato internazionale, come richiesto dall'Italia, per il quale l'India non avrebbe altra scelta che adeguarsi, lo scrive l'ANSA, lo hanno detto oggi al quotidiano Hindustan Times, fonti vicine a quanti devono prendere una decisione al riguardo. L'Italia, come noto, ha chiesto un arbitrato internazionale nell'ambito della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, di cui è firmataria anche l'India. I carabinieri della stazione di Palagiano hanno arrestato Giuseppe Carriero, 27enne del luogo, noto alle forze di polizia poiché responsabile di aver violato la prescrizione di rispettare le leggi impostigli con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il giovane è stato notato insieme ad altri 2 soggetti intento a caricare del materiale su un autocarro. L'ispezione che è stata effettuata dai carabinieri sul mezzo in uso ai 3 ha consentito di appurare che erano stati caricati circa 8,5 quintali di materiale in rame, costituito per lo più da cavi elettrici in parte già ripuliti dalla guaina, nonché un altro quintale circa di manufatti in ottone e alluminio, costituiti soprattutto da rubinetteria varia, il tutto prelevato dal box garage in uso al carriero, dove il materiale era depositato. Dunque, nel carriero, negli altri 2 soggetti erano in grado di giustificare la provenienza del materiale in questione, che, essendo pertanto di verosimile provenienza furtiva, è stato sequestrato insieme al furgone. Rapina ieri sera a Lizzano, un individuo armato di pistola e travisato di passamontagna ha fatto irruzione all'interno di supermercato ubicato in via Principe Umberto. Sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare l'incasso per un importo pari a circa 500 euro. L'uomo è riuscito a fuggire a bordo di un'autovettura condotta da un complice che lo attendeva all'esterno dell'esercizio commerciale. Dunque si è dileguato, indagano i carabinieri.
La cultura, per avvicinare i musei italiani agli standard europei, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha promosso le aperture prolungate del sabato dei più importanti musei d'Italia. Oggi le collezioni archeologiche del Martà e la mostra Gli Ori di Mastroianni sono fruibili fino alle 24. È dunque possibile ammirare ricchi contesti funerali ellenistici con le famose oreficerie e immergersi nella storia di Taranto romana, con le sue domus, le variopinti pavimenti musivi e le testimonianze delle attività artigianali e della cultura funeraria, che ancora dopo la conquista romana del 209 a.C. presenta forti persistenze greche, evidenti nei soggetti delle terrecotte policrome e nelle ultime produzioni in pietra tenera. Ingresso a pagamento dalle 8.30 alle 24, la biglietteria chiude alle 23.30. Visite guidate gratuite alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni e prenotazioni 099 453 8639. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Egitto, autobomba al consolato italiano del Cairo. Grecia, il Parlamento approva il piano Tsipras. Bosnia, Mattarella, genocidio di Srebrenica, sconfitta dell'umanità. Una fortissima esplosione nel centro del Cairo ha colpito il consolato italiano, che ha sede nel cuore della città. Il bilancio provvisorio è di un morto e 7 feriti. Nessun italiano è stato coinvolto, ha assicurato in un tweet il ministro degli esteri Gentiloni. Fonti ufficiali attribuiscono la causa a un'autobomba esplosa mentre il palazzo era chiuso, anche se le indagini sono ancora in corso. L'esplosione ha danneggiato la facciata esterna del nostro consolato e alcune case vicine. Il Parlamento greco ha approvato nella notte il piano di riforme del governo, che ora può negoziare un nuovo accordo per ottenere aiuti finanziari. Tsipras ha riconosciuto che le misure da adottare saranno dolorose, ma serviranno a scongiurare l'uscita dall'euro. La parola passa ora all'Eurogruppo, che si riunisce nel pomeriggio, e ai leader UE, che si incontreranno domani sera per la riunione decisiva. Il genocidio di Srebrenica fu una sconfitta dell'umanità, così il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia del 95. Ci sono molte responsabilità, innanzitutto politiche, ha scritto su Facebook il Premier Renzi. Oggi le celebrazioni a Srebrenica con oltre 50.000 persone, tra cui 80 capi di Stato e di Governo, per l'Italia la Presidente della Camera Boldrini. Presunti scafisti sono stati fermati dalla polizia subito dopo lo sbarco dei 717 profughi al porto di Palermo. A bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera anche 12 salme recuperate dopo il naufragio di un gommone. Continuano intanto gli arrivi dei migranti via mare e solo nella giornata di ieri sono state quasi 1.000 le persone soccorse. Papa Francesco in Paraguay per l'ultima tappa della visita in Sud America. Nel suo primo discorso pubblico ha ricordato le guerre e le dittature che il paese ha subito. Conflitti e sofferenze affrontati con coraggio, anche grazie ai tanti paraguayani sconosciuti, veri protagonisti della vita del popolo, ha detto Papa Francesco, che dopo 8 giorni di intenso viaggio rientrerà lunedì in Vaticano. Riesplode la voglia di mare tra gli italiani. Dopo il calo degli ultimi 2 anni, il 2015 segna il ritorno alla vacanza classica. In 16 milioni opteranno per bagni e tintarella, pari al 54% dei viaggiatori di quest'estate, il 6% in più rispetto allo scorso anno. Scende dal 13 all'11% la montagna e passa dall'8 al 6% la vacanza ecologica. Restano stabili al 19% le città d'arte e al 3% le mete esotiche, è quanto emerge da un sondaggio Confesercenti. È tutto per la cronaca del nostro giornale, grazie per averci seguito, buon fine settimana, ma rimanete con noi perché ora c'è lo sport. Arrivederci.